Buongiorno, vi diamo il benvenuto a TG Saldatura Flash di questa settimana. L'applicazione della norma UNIEN 1090 per la marcatura CE nel settore delle strutture di carpenteria metallica. Questo è il tema del seminario IS in collaborazione con ACAI, Associazione Costruttori Acciaio Italiani, in programma il 28 marzo, che sarà ospitato presso la sede AQM, centro di eccellenza che collabora col nostro istituto, Approvalio di Iseo, Brescia. A partire dal 1 luglio 2014 diverrà requisito di legge per l'esecuzione delle opere strutturali e la loro marcatura CE la certificazione del sistema di controllo del processo produttivo, cosiddetto FPC, certificato da un organismo notificato, così come previsto dalla norma UNIEN 1090, parte seconda. Requisiti tecnici per la realizzazione di strutture in acciaio fabbricate mediante saldatura. Il seminario si pone l'obiettivo di chiarire il contesto legislativo in merito alle applicazioni e interpretazioni delle norme e criteri di qualificazione del personale. Offre inoltre ai partecipanti un'opportunità di confronto immediato con i relatori esperti. I temi che saranno trattati nel corso del seminario sono i seguenti: applicazione ed interpretazione delle norme UNIEN 1090 nell'ambito dei requisiti legislativi europei. Relatore ingegner Stefano Morra, direttore tecnico di S-Cert. Criteri per la qualificazione del personale di coordinamento in saldatura nel rispetto degli obblighi di legge. Relatore ingegner Luca Costa, responsabile formazione teorica IS Progress. Il contesto legislativo nazionale, decreto ministeriale gennaio 2008, in relazione con la marcatura CE dei prodotti da costruzione. Relatore, ingegner Marco Perazzi, ACAI, Associazione Costruttori Acciaio Italiani. La scheda di iscrizione è disponibile sul sito IS nella sezione riservata alle manifestazioni tecniche in programma, oppure consultando il sito AQM. Cambiamo argomento e parliamo degli appuntamenti fieristici in programma. E ricordiamo che la prossima settimana funzionari del nostro istituto saranno presenti presso gli stand riservati al nostro istituto a tre importanti appuntamenti: a Padova dal 19 al 22 marzo con la fiera SEP, il salone internazionale dedicato all'ambiente; a Ravenna dal 20 al 22 marzo, appuntamento con OMC, conferenza e fiera internazionale sull'energia globale; a Parma dal 21 al 23 marzo, MEXPE, esposizione e tecnologie per l'innovazione. In programma al MEXPE di Parma ricordiamo l'appuntamento di giovedì 21 alle ore 10 col seminario organizzato dal nostro istituto dal tema La saldatura nel terzo millennio, come cambiano le tecnologie di giunzione. Ricordiamo a tutti gli interessati che la partecipazione a questo seminario è gratuita. Per coloro che intendono partecipare è gradito l'invio dell'iscrizione compilando la scheda contenuta a pagina 10 di Saldatura Flash di questa settimana. Oppure, per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa manifestazioni tecniche del nostro istituto. In rete il sito dedicato alle giornate nazionali di saldatura all'indirizzo web www.gns.is.it. Siamo lieti di informare che in rete da qualche giorno il sito dedicato alle giornate nazionali di saldatura, l'evento tecnico punto di riferimento nel mondo della saldatura e delle costruzioni saldate, organizzate dall'Istituto Italiano della Saldatura, è giunto alla settima edizione. Al sito si può accedere anche direttamente dalla home page del sito ufficiale IS, cliccando sul tasto in alto a destra. Nella home page del nuovo sito è possibile trovare lo spazio riservato agli sponsor, dove cliccando sul logo delle società sponsor è possibile accedere al sito web aziendale. La nostra televisione, che darà ampio spazio alle giornate nazionali di saldatura prima e durante la manifestazione,
con interviste riservate agli sponsor che registreremo presso la sede IES di Genova e durante il corso della manifestazione. Le indicazioni su come arrivare, tutti i contatti per le giornate nazionali di saldatura, la fotogallery della scorsa edizione 2011, la press area e tutte le informazioni su inaugurazione, premiazioni, workshop, corsi, presentazioni tecnico-commerciali, incontri tecnici internazionali, schede per le iscrizioni e le tre brochure. Il programma preliminare delle due giornate, il programma della prima giornata nazionale riservata alla saldatura in microelettronica e il programma della prima giornata nazionale della saldatura dei materiali plastici e compositi. Vi invitiamo per maggiori informazioni a contattarci ai riferimenti di contatto indicati sul sito. Concludiamo con questa notizia il nostro TG Saldatura Flash di questa settimana. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento come sempre con le notizie dal mondo della saldatura alla prossima settimana.